Alle prese con i cronici problemi di formazione legati agli infortuni, la nuova gestione pala sulla panchina della prima squadra dell'Albino Leffe muove i primi passi. Obiettivo immediato: ottenere bottino pieno nel posticipo di lunedì al Comunale di Bergamo alle 19, una sorta di ultimissima spiaggia contro un Empoli sest'ultimo in classifica, con 9 punti di vantaggio sui seriani. Salvezza dunque ormai appesa ad un filo, 8 giornate dalla fine, ma bisogna provarci comunque. Vogliamo provare a giocarci ancora le ultime chance, quelle poche che rimangono, ma noi siamo convinti di provarci a giocare fino alla fine. I risultati ci hanno portato a questa scelta. Sicuramente ci vuole qualcosa di eccezionale, qualcosa di straordinario, ma siamo convinti che il campionato di Serie B, insomma, non può finire a 8 giorni, domenica dalla fine. Il campionato è ancora lungo, possono esserci ancora delle sorprese e noi abbiamo fatto questa scelta perché ci vogliamo provare fino all'ultimo. È ovvio che bisogna invertire un pochettino la tendenza ai risultati, cercare una serie di risultati, un filotto, come è successo anche ad altre squadre che erano sotto di noi e si sono trovate magari con un filotto davanti. Penso che sia questo il nostro obiettivo. Tornando alla scelta di Alessio Pala, catapultato in prima squadra direttamente dalla panchina della Primavera, la sensazione è che sia stata dettata anche pensando al futuro, alla prossima stagione, all'ulteriore valorizzazione dei giovani, soprattutto se si dovesse materializzare una retrocessione. Non è un pensiero che stiamo facendo per quanto riguarda il campionato prossimo o futuro. Sappiamo che possiamo, in questo momento qua, siamo su un precipizio perché siamo a giocarci le ultime carte, come dicevo prima, però siamo concentrati sicuramente qui. Tanti hanno già fatto il nostro funerale. Sono oramai 9 anni che tutte le volte che cominciamo questo campionato sappiamo che ci si può salvare all'ultima di campionato, allo spareggio, come è già successo altre 2 volte, ma sappiamo sempre che c'è sempre la possibilità anche di scivolare sotto.